Abigail, 17 anni, e suo fidanzato Thomas Kennedy, 18, stavano andando a prendere la loro figlia di 4 mesi all'asilo quando sono rimasti coinvolti in un tragico incidente. Erano appena usciti da scuola in South Carolina quando è accaduto l'incidente intorno alle 11 del mattino di martedì 24 settembre. Un tacchino è uscito dal bosco e si è schiantato contro il parabrezza dell'auto guidata da Thomas. L'impatto ha fatto perdere il controllo del veicolo che è finito contro un albero. Abigail, che non indossava la cintura di sicurezza, è morta sul colpo a causa delle gravi ferite. Thomas invece è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il coroner della contea di Anderson ha definito l'incidente una vera tragedia e ha espresso il proprio cordoglio per la famiglia già devastata dal dolore. Abigail lascia anche una sorella di 12 anni. La scuola frequentata dalla giovane ha messo a disposizione degli psicologi per sostenere gli studenti e il personale scolastico, chiedendo pensieri e preghiere per la famiglia.